L'aura è un campo energetico, è un campo magnetico, è un insieme di frequenze. E mi piace pensare al campo energetico dell'aura che poi rappresenta il nostro corpo, quelli che chiamiamo corpi sottili, come a uno strumento musicale fatto di corde. Infatti, visivamente, l'aura si può percepire come un grande fuso, un ovale, immaginate un ovale, fatto di tutte queste corde sottili in strati concentrici, uno dentro l'altro, e molto poeticamente, quando con i polpastrelli sfioro l'aura di una persona per effettuare un trattamento di riequilibrio sull'aura, ho proprio la sensazione, l'impressione, di suonare uno strumento musicale, come un'arpa, ad esempio. E infatti vi parlavo prima di frequenze. E i colori che sono percepibili nell'aura sono delle frequenze, però si pensa sempre all'aura come ai colori, i colori dell'aura, ma di frequenze sono fatti anche i suoni, quindi sviluppando e portando attenzione all'udito sottile si possono percepire anche alcuni suoni e alcune sensazioni comunque uditive sottili che appartengono all'aura di una persona, così come l'olfatto sottile e tutti i sensi, le sensazioni interiori. Ecco, ma questo l'ho già sviluppato in altri video. Ora vi voglio proprio accennare, introdurre invece quello che è il trattamento sull'aura, secondo il metodo che io e Roberto Mantovani abbiamo messo a punto attraverso intuizioni, o se vi piace di più il termine, l'abbiamo canalizzato, e dopo tante sperimentazioni abbiamo appunto creato questa tecnica per poterla rendere anche condivisibile durante i corsi, per poterla insegnare. Una tecnica fatta di movimenti molto semplici ma che hanno un'efficacia molto profonda. Se si guardano questi movimenti dal di fuori, può sembrare che l'operatore si stia muovendo all'interno del campo energetico di una persona che viene fatta sdraiare su un lettino, come in una danza lenta, aggraziata. In realtà poi quelli che vengono effettuati sono proprio dei movimenti che ricordano, che richiamano l'energia di alcune geometrie sacre, molto, figure molto semplici, e che vengono riprodotte attraverso questi movimenti. E vengono sfiorate queste corde sottili che costituiscono l'aura, fatte, come vi ho detto, di frequenze. Quello che avviene è proprio un'accordatura di questo strumento musicale che è il nostro campo aurico durante un trattamento. Un riequilibrio vuol dire anche un riallineamento dei chakra, a volte per via di alcuni eventi che una persona può aver vissuto in maniera emotivamente molto forte, ci può essere anche un disallineamento, anche momentaneo, oppure che proviene da vicende più antiche. Di alcuni chakra, e il trattamento appunto energetico sull'aura serve appunto per riportare equilibrio, riallineamento tra i chakra e anche per andare a ridistribuire l'energia nel campo energetico aurico. Perché al tatto sottile si possono presentare alcune zone che magari sono più alla percezione più rarefatte, più scariche, più sbiadite,
e altre che invece sono un po' troppo sovraccariche. Quindi viene fatta una ridistribuzione in modo da favorire il riempimento dei vuoti e l'alleggerimento di dove c'è un troppo pieno. Questo sempre con lo scopo di riportare equilibrio. E ovviamente quello che fa l'operatore è solo di dare degli stimoli attraverso questi movimenti, attraverso questa danza, questo trattamento che avviene nel campo aurico di una persona. Degli stimoli che andranno a favorire un movimento energetico e un auto-riequilibrio, un'autopulizia anche dell'aura. Sì, perché il movimento che si viene a creare è un movimento ad onda, che ha la forma un po' di un'onda, serve per appunto far meglio fluire l'energia all'interno del campo aurico di una persona, in modo che la persona possa acquisire e possa ritrovare un maggiore stato di benessere. Viene molto favorito durante il trattamento, infatti anche un profondo rilassamento interiore, interno della persona che riceve il trattamento, perché questo facilita poi tutto il resto. Quindi lo scopo di questo trattamento, che apparentemente potrebbe sembrare un rilassamento e che dire per riequilibrio? Riequilibrio vuol dire anche andare a riassestare un movimento energetico nel campo aurico che poi può manifestarsi con un cambiamento nelle situazioni che una persona vive nella sua vita. Perché quello che viviamo a livello aurico, a livello energetico, lo proiettiamo poi in quello che viviamo nella vita, creando alcune situazioni, alcune relazioni, piuttosto che altre. Durante un trattamento, come ho detto, viene favorita anche un'autopulizia, una pulizia dell'aura. Quindi proprio a volte si percepisce, si possono vedere durante il trattamento delle tossine che si allontanano dal corpo, dal campo aurico della persona che riceve il trattamento, e che queste tossine sono delle scorie, qualcosa che rimane da situazioni elaborate e che non sono più utili alla persona, e che anzi, se rimangono lì, creano proprio dei ristagni, ristagni energetici, e a volte anche questi ristagni a lungo andare si possono ripercuotere anche nel benessere, e nel benessere anche fisico di una persona. Bene, io vi ho dato solo, ecco, giusto un'introduzione. Ovviamente questo trattamento poi è fatto di diverse manovre, un insieme di semplici movimenti, manovre che appunto nell'insieme hanno questo scopo di dare alla persona anche la possibilità di partecipare direttamente a questo riequilibrio. Come? Perché di fatto poi la persona che è sdraiata sul lettino semplicemente si rilassa, e l'operatore che agisce, che opera, dando appunto solo degli stimoli, ma la partecipazione di chi riceve il trattamento avviene perché quello che accade è un cambio di frequenza. Si entra attraverso questo metodo, questo tipo di trattamento, in frequenze più sottili. E mentre la persona che riceve il trattamento è sdraiata sul lettino, a volte, questo è quello che appunto condividono molte persone, non è una regola, ma molte persone condividono questo, a volte hanno prima di tutto un senso di galleggiamento, come un cambiamento proprio di consistenza anche del corpo fisico. E poi molte persone che sono più aperte alla sensitività, alla percezione,
Hanno anche delle visioni, possono essere visioni di altri momenti della propria vita, ad esempio l'infanzia o altri periodi della propria vita, oppure addirittura anche immagini di altre vite, oppure immagini comunque che possono essere simboliche. Mentre avviene il trattamento, inoltre alcune persone che lo ricevono condividono che percepiscono perfettamente il movimento dell'energia, quindi mentre hanno gli occhi chiusi e si rilassano, vedono perfettamente quello che accade, vedono i colori, l'energia che si muove, quello che accade durante il trattamento. E questo fa sì che questo trattamento diventi una cooperazione tra l'operatore e chi riceve il trattamento, una collaborazione, diciamo. E infatti poi alla fine del trattamento c'è sempre una condivisione tra l'operatore e chi riceve il trattamento, che serve anche per aiutare la persona, per facilitare una persona a avere anche più consapevolezza in quello che accade quando riceve un trattamento, quindi di non avere solo una posizione di passività, ma anche proprio di partecipazione e di responsabilità. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato.